puntata numero 4. Un cordiale saluto da Mark Carasci e benvenuti al nuovo appuntamento di Dialoghi alla Radio. Dialoghi alla Radio è un programma realizzato dal Movimento Studenti Cattolici che prende spunto da un'iniziativa che si svolge all'interno delle scuole di tutta Italia mensilmente. Un tema, un reportage, delle statistiche e i pareri della gente comune. Pochi semplici ingredienti per poter capire di più su cosa ne pensano i giovani e anche i meno giovani. Ma andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. Quanto è importante la famiglia al giorno d'oggi? Ma soprattutto, che significato ha per noi al giorno d'oggi? In questa puntata scopriremo tutto quello che i giovani pensano sulla famiglia. Come al solito avremo il supporto della nostra scuola di giornalismo e del filmato che hanno realizzato i nostri ragazzi. Infatti la troupe di MSC TV questa puntata è andata a Bari, dove girando per le strade del capoluogo pugliese ha domandato ai passanti cosa ne pensano riguardo questo argomento. Ma quindi, quanto è importante per gli abitanti di Bari la famiglia? Partiamo con il primo contributo. Quanto influenza la famiglia nelle scelte della vita di tutti i giorni? Ma influenza molto, io trovo che influenza perché è l'esempio, non quello che dici. Quello che dici non vale niente, anche quello che sto dicendo io non vale niente, vale solo gli esempi. Mi è d'appoggio più che altro, mi è sempre stata d'appoggio, le decisioni le prendo io, diciamo, però loro danno consigli su cosa è meglio o cosa è peggio. Beh, ha molta influenza nelle scelte di ogni giorno, perché so che comunque che i consigli che la famiglia dà sono dei consigli sinceri, tutto ciò che fai, che dice, è sicuramente per il tuo bene, quindi così come mi ha influenzata nelle scelte passate, penso che mi influenzerà anche nelle scelte future, quindi nelle scelte anche dell'università, anche in scelte più importanti che spero di fare nella mia vita. Beh, tanto, perché effettivamente ho 18 anni, quindi le mie scelte potrebbero anche essere sbagliate delle volte, quindi ci sono i miei genitori che comunque mi aiutano, mi sostengono e insomma mi aiutano nel scegliere ciò che è più giusto e non ciò che è sbagliato. Tantissimo, difatti ho sempre bisogno del consiglio di mia madre o di mio padre per poter prendere una decisione importante, perché sicuramente loro hanno molta più esperienza di me, quindi ovviamente loro possono consigliarmi al meglio e ovviamente guidare in una giusta direzione quelle che poi saranno le mie scelte future. Beh, diciamo che baso ogni mia scelta sulla mia famiglia che è composta solamente da mia madre, diciamo, quindi è una delle migliori consigliere che ho avuto in tutta la mia vita. Abbastanza, ha influenzato abbastanza la mia vita, anche se alla fine le decisioni le ho prese io, però comunque loro ci sono sempre stati per darmi un consiglio e hanno inciso parecchio. Ma io permetto che la famiglia influisca al 50% sulle mie decisioni, perché secondo me è così che dovrebbe essere alla fine, altrimenti poi ci dovremmo fare tutto di testa nostra, saremo dei pazzi a credere che tutto ciò che facciamo sia buono o sia... Quindi voglio dire, la famiglia ti aiuta anche nelle decisioni molto importanti e poi bisogna dar conto alla famiglia. La mia famiglia ha influenzato completamente la mia vita, cioè l'amore che io provo per la mia famiglia ha influenzato le mie scelte di vita. Io ho deciso di lavorare con mio padre, di stare con mio fratello, in modo tale che tutti i giorni posso stare con loro, perché amo tutto ciò che è il mio nucleo familiare, molto molto ampio, perché siamo sei elementi, ma... assolutamente è che il centro della mia vita, cioè io ho necessità quotidianamente di stare con loro, di vederli, di viverli, e ovviamente tutto ciò che sono è dato dall'amore che mi ha dato la mia famiglia, quindi è assolutamente nella mia vita sono quello che sono grazie a loro, quindi assolutamente amo loro, amo la mia famiglia, è al primo posto di tutto, assolutamente. Beh, non molto, perché dopo tutto una testa mia, quindi ragiono io, non mi faccio influenzare da loro, anche se mi portano un consiglio certe volte. Abbastanza, non del tutto, perché loro hanno ritenuto sempre comunque importante lasciare libertà nelle scelte, però è chiaro che laddove c'è stata sempre l'esigenza di consultarsi, di confrontarsi, è chiaro che essendo appunto importante. Un percorso non senza difficoltà, un punto di riferimento, elemento fondamentale per la vita di ogni individuo. Tante le idee che sono uscite dal primo contributo, d'altronde è così, chi è che non la pensa in questo modo?
Noi siamo quel che siamo grazie alla famiglia, grazie al sacrificio di un padre e di una madre. Ma quanto influenza la famiglia nella vita di tutti i giorni? Via al secondo contributo. E lo è sempre stata e lo sarà sempre, perché comunque è un punto di riferimento per tutti noi e per, anche per me. La famiglia per me è tutto, rappresenta forza, un qualcosa di certo. So che quando qualcosa mi va male, comunque c'è sempre la mia famiglia che mi sostiene e che mi aiuta nelle scelte di ogni giorno. Quindi è un qualcosa di sicuramente importante nella mia vita. Eh no, la famiglia è molto importante, in quanto comunque ci vivi tutti i giorni, quindi le decisioni, le varie cose vanno scelte insieme a loro e quindi ti condizionano anche. Devi pensare che sono 55 anni sposati. Già la parola lo dice quanto è importante. È importante. Vedi, la famiglia è veramente importante, non perché io sono riuscita. Però ci sono tante difficoltà, non è che uno fa un'età, dice oh che famiglia unita, no no, le difficoltà ci sono. La famiglia è il mio punto di riferimento, quando tutto sembra crollare c'è sempre la famiglia che mi aiuta, che mi sostiene, quindi per me è davvero importante. È importante perché dà stabilità anche a tutte le persone, i componenti, genitori, moglie, marito, figli. Per me la famiglia ha un ruolo importantissimo, è praticamente la mia nave e la mia guida. Io mi rendo conto che senza la mia famiglia sarei completamente persa. Ma direi da 1 a 10, 8. Poi del resto si sa che durante il percorso matrimonio familiare ci sono gli alti, ci sono i bassi. Ma alla fine l'importante è capirsi, cioè. Per me è molto importante perché con loro mi diverto e comunque fanno parte della mia famiglia, per me sono tutto. Ovviamente molto, perché chiaramente tutto quello che siamo lo dobbiamo a loro, sia in termini di formazione, di preparazione, sia anche per le opportunità che ci hanno permesso di avere, per quanto riguarda non solo gli studi, opportunità economiche che siano di qualsiasi livello, comunque dobbiamo dare tutto a loro. Creano i presupposti poi, perché a nostra volta noi potremmo magari un giorno creare una nostra famiglia e quindi insegnare anche ad altri i principi che hanno insegnato loro. La famiglia è l'istituzione fondamentale in ogni società umana, fondata sul matrimonio o la convivenza. Un concetto universale, nonché elemento centrale della società. La definizione del vocabolario esprime il nucleo centrale di tutto ciò che è vita. Qualsiasi cosa non può partire da questo, altrimenti non esisterebbe. Ma oltre all'aspetto scientifico della procreazione di generazioni che permette la vita del mondo, c'è il parere dei ragazzi. Quello che è emerso dai contributi è un messaggio di amore nei confronti dell'organo familiare. Un rifugio che garantisce aiuto nei momenti più difficili e una lungimiranza nei confronti del futuro. È importante comunque non dipendere completamente dal padre e dalla madre. Nel secondo contributo un ragazzo percentualizza l'influenza della famiglia sulle sue scelte, stimandolo attorno al 50%. Non ha fatto altro che esprimere una realtà non completamente diffusa all'interno della società. Molti giovani si fanno influenzare completamente nelle scelte e hanno paura della realtà esistente al di fuori della propria casa. La famiglia è fondamentale e deve esserlo per il futuro, che non deve essere imposto ma facilitato, attraverso la vicinanza, attraverso l'educazione che assieme alla scuola deve avere un ruolo fondamentale, attraverso la sincerità di quello che è il rapporto più bello del mondo. Ovviamente non mancheranno le difficoltà, per quanto siano normali. Non esiste il rapporto perfetto. Le turbolenze aiutano a far crescere la famiglia e quindi ben vengano. Le incongruenze sono frutto dell'età contrapposte tra le due parti. La comprensione è il rimedio per poter rendere costruttivo il tutto, perché noi, che oggi siamo figli, domani saremo genitori. Parlavamo quindi del rapporto più bello del mondo, ma cosa c'è di meglio del rapporto padre-madre-figlio? Nella canzone che tra poco vi faremo sentire, la dichiarazione d'amore di Cesare Cremonini non è altro che la descrizione del rapporto sincero tra genitore e figlio. Non possiamo far altro che ascoltare. Cesare Cremonini, padre-madre. Gialli e stampi,
madre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora i tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, butta i panni, prova ancora se ne hai voglia a coccolarmi, perché mi manchi se sono stato così lontano, è stato solo per salvarmi, così lontano è stato solo per salvarmi, no, così lontano è stato solo per salvarmi. Una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se fosse con me, è come se fosse con me, è come se fosse con me. Martedì 11 novembre, presso l'aula magna della scuola elementare Eugenia Ravasco, alunni dell'istituto e genitori hanno partecipato al convegno organizzato dal professor Alessandro Cirillo dal titolo Chi crede nella famiglia? Il convegno ha avuto ospiti i docenti universitari professor Attilio Danese e la professoressa Giulia Paola Di Nicola. Qualcuno che ci crede c'è. Al cospetto della crisi valoriale, che ad ogni modo ha cambiato alcuni aspetti di questo organo fondamentale, i giovani credono nella famiglia e la desiderano. Da una statistica illustrata dagli ospiti, il desiderio degli alunni e delle alunne di tutta Italia è quello in futuro di avere una famiglia. Probabilmente questo è diventato il desiderio primario perché di lavoro in giro ce n'è sempre di meno. Ma all'interno della nostra vita, se non altro, un segnale di speranza c'è. Ritornando a ciò che abbiamo ascoltato oggi, in sintesi, la famiglia all'interno della nostra vita ha un ruolo fondamentale e aiuta nelle scelte della vita, perché a prescindere da tutto ciò che faremo nella vita, nel bene e nel male, l'unica casa che ci accoglierà sempre sarà quella dei nostri genitori. Anche per questa puntata abbiamo concluso. Noi vi ricordiamo i nostri contatti social, il Movimento Studenti Cattolici è presente su Facebook, Twitter e Instagram. Il nostro sito web è www.studenticattolici.it. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione di Radio Speranza Pescara. Un saluto di Marco Caraci.